Per tutt'oggi.info siamo nel foyer del Teatro Nuovo Giancarlo Menotti con il maestro Pierfrancesco Borrelli, direttore d'orchestra, e il regista Andrea Stanisci. Con loro parliamo degli intermezzi settecenteschi, che è la parte bellissima del lirico sperimentale, una tradizione e che noi pensiamo, insomma, vada ancora di più esaltata. Che ne dice, maestro Borrelli? Innanzitutto dico che è un patrimonio inesauribile e quindi diciamo per gli anni a venire, per i prossimi 100 anni in cui noi collaboreremo, perché ormai insomma diciamo per anche, ci hanno prenotato anche fino, mi pare, abbiamo il contratto fino al 2090, Sì, sì, 90-91. Poi siete una coppia di fatto, 90-91, no? e poi Siete siamo una una coppia coppia di di fatto, fatto. ma il repertorio degli intermezzi napoletani del Settecento è inesauribile, quindi ce ne sono veramente tantissimi da poter resistere negli anni, è vero, ce la Sì. faremo. E invece Stanisci che ci dice, cioè come si fa a rendere sempre divertenti, sempre Beh, allora, briosi? naturalmente dipende da titolo a titolo. Quello che è una sfida, però anche estremamente affascinante, è che apparentemente la storia è sempre la stessa. Una furba che sposa uno stupido travestendosi da qualcosa. In realtà, questo sono infinite varianti e variazioni sullo stesso tema, per cui a seconda del titolo si trova il modo di continuare a divertire oggi con quello che divertiva 2 secoli e abbondanti fa. Allora, quest'anno abbiamo Moschetta e Grullo di Domenico Sarri e poi abbiamo La franchezza delle donne di Sellitti. Ecco, che ci dobbiamo aspettare da queste due cose? Allora, sono appunto drammaturgicamente molto diverse, perché La franchezza delle donne ha una trama molto complicata, molto complessa, piena di travestimenti linguistici e di altro tipo. La Moschetta e Grullo invece ha una drammaturgia folle, per cui si passa da una situazione all'altra senza nessun apparente motivo, per cui è proprio il trionfo della improbabilità drammaturgica. E musicalmente, maestro? Allora, musicalmente, naturalmente, la musica accompagna quello che ha appena detto il maestro Stanisci. Una maggiore complessità e una maggiore articolazione nella franchezza delle donne, che si esprime attraverso, diciamo, un linguaggio più complesso dell'aria e anche una serie, diciamo, di fermate proprio sceniche e un susseguirsi anche non solo di arie recitativi, ma abbiamo anche degli accompagnati che sono, diciamo, parte della struttura, quindi una struttura musicale più complessa che accompagna una drammaturgia più complessa. Invece, Moschetta e Grullo, nella semplicità e quasi inesistenza di una trama, ha una maggiore semplicità musicale, però che io appunto ho interpretato con dei ritmi molto più vivaci, molto più serrati e una fluidità molto maggiore. Diciamo che da questo punto di vista noi concordiamo prima una serie, diciamo, di scelte, sia dal punto di vista drammaturgico, ma che poi devono essere accompagnate da scelte musicali che esaltano appunto la drammaturgia e fanno sì che i ritmi musicali diventano finalizzati ai ritmici del teatro comico, ai ritmi del teatro comico. Quindi questa è la cosa, diciamo, che ci rende una coppia, diciamo, di Di fatto fatto, in scena, sì. perché appunto abbiamo un modo di lavorare insieme Sinergico, certo. sinergico e questo fa in modo che insomma siamo ancora qui e quindi vuol dire che lo Esatto. spettacolo e la nostra collaborazione funzionano. Quanto è bello, ma anche complesso, creare e far nascere degli attori in questi cantanti.